Ciao a te e bentornato su Persona 4 Golden. Abbiamo assistito al concerto al Junest. Quindi oggi possiamo tranquillamente, vediamo che possiamo fare oggi. Frigo? Qualcosa del genere? Hai aperto il frigo, c'è un sacchetto pieno di vongole, sembrano freschissime. Lasci perdere. Ma perché? Andiamo a... Sì, social link. Mio Dio, Margaret è ancora all'1, impossibile. Rise è al 9, Yosuke è al 9. Kanji è ancora al 6, poraccio, adesso devo alzarlo malissimo. I compagni atleti sono... Che succede? I compagni atleti sono ancora ad 8. La morte è al 5. Fratello di Sakai, di Saki, per mia volontà è ancora al 6. Madonna, questo mi deprime fortissimo. Eri è ancora al 5, dimenticatissimo. L'infermiera è ancora al 9. Lo studente è ancora al 2, maledetto te. Teddy al 7. Ai al 5. Insomma, sono messo malissimo. Perfetto. Bla 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 bla. Nulla, possiamo tranquillamente. Vediamo, la torre ce l'ho, vero? Vita. Sì, ciao. Persona. Sì, c'ho Abaddon. Andiamo dalla torre. Va, va. Va, 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 va. Area commerciale. Cosa, scusate, perdonatemi di nuovo. Attività sociali, la torre è al 2. Va, 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 va. Lezioni private, Abaddon, ho capito. Conscio si rafforzerà presto. Andiamo a dare lezioni. Hai deciso di dare lezioni al coso. Hai dato ripetizione a Shu. Così si forma una circonferenza il cui raggio è uguale alla base del triangolo e l'altezza è... Provi a spiegargli il problema in modo che sia facile da capire. A dialettica aumentato. Tu cosa pensi della tua scuola? È noiosa. La brucerei se potessi. Mi sa che tutte le scuole sono così. 3 stelline. Ma non c'è trasessa. Cambiando discorso, nella mia classe c'è uno studente nuovo. Ci guarda dall'alto in basso e dice che siamo un branco di campagnoli che vivono in mezzo al nulla. Ormai lo ignorano tutti. La campagna è così. Fai amicizia con lui, anch'io ho cambiato scuola da... No, la campagna è così. Hai ragione, Sheldon. Più ride. Immagino che trovarsi qui sia un po' come essere la rana nel pozzo di cui parla quella storia. È quello che ha detto lui, che lui era la rana, perché viene dalla città, mentre qui siamo in campagna, ho capito. Rilassati, la scuola è una seccatura. I miei compagni di classe sono stupidi e le lezioni sono completamente inutili. Le tue lezioni sono molto più facili da capire, grazie, sono... Dopo ti devi spostare tu. Sembra che Shu pian piano si stia aprendo con te. Senti che il tuo legame con Shu si è rafforzato. Addirittura. Livello 3. Meno male almeno. Affinità sociale studente assistito, va bene, livello 3. Oh, si è fatto tardi, è un buon punto per smettere. Per oggi fermiamoci qui. Take care now. Hai finito il tuo lavoro di tutor e sei tornato a casa. Hai guadagnato 10.000 yen dando ripetizioni. E oggi ne abbiamo 12. Yo! Wow, Yukun, buongiorno. Sai, ultimamente ogni volta che siamo di là finisco sempre per chiedermi perché ho come l'impressione di aver già visto quelle ombre. Insomma, abbiamo combattuto robot e affini che sembravano sbucati fuori da qualche anime, vero? A te la cosa non turba? Ma ti prego, cioè, ora che mi ci fai pensare.
Ricordi come gli altri noi stessi avevamo Ricordi come gli altri noi stessi avevano quei luoghi, quei loghi tipo show televisivo? Forse era così per lo stesso motivo per cui le ombre hanno l'aspetto di certe icone della TV. Teddy ha detto che l'altro mondo è in qualche modo legato alle nostre menti. La gente guarda il canale di mezzanotte convinta che sia un programma TV, e per noi quel mondo è qualcosa dentro la TV. Quindi magari è per quello. Ma che vuoi? Ma perché questi discorsi filosofici mo? O è semplicemente perché i nostri cervelli sono stati influenzati dalla TV fin da quando eravamo piccoli? Non posso negarlo, in effetti. Ti prego, torcile il collo. Ogni volta che in TV danno un film d'azione di Hong Kong, non posso non guardarlo. Ti prego. È devastante inventarsi dei quesiti per gli esami. Vorrei solo tornarmene a casa e osservare l'andamento delle mie azioni. Cosa? Comunque scommetto che per via di esami e festival vi siete scordati che ci sarà Halloween questo fine mese. È vero! A proposito di Halloween, sapete che la primissime lanterne non venivano intagliate nella zucca? Satonaka-san, scelgo te, che è un Pikachu, visto che sembri disprezzare le verdure. Anzi, facciamo Narukami-kun. Ma perché io? Se dirmi che verdure venivano usate per la prima lanterna di Halloween, le rape. Hai detto la risposta che ritenevi corretta? Sì, risposta esatta. Le prime erano intagliate in rape e barbabietole. Importata la tradizione negli Stati Uniti, si iniziarono a usare le zucche, poiché è più reperibile e facile da intagliare. Già che siamo in argomento, spero che le vostre zucche non siano cave. No? Vabbè, tanto non amo i giochi di parole. Ma ti prego, data la risposta esatta, la mia conoscenza è aumentata, ma me ne sbatto le palpebre, visto che è al massimo. Ok. Per oggi le lezioni sono finite, dato che non hai piste, puoi solo aspettare che il criminale faccia la sua mossa. Cioè, della serie fai tu, Gioia, io poi cerco di mettere una pezza a quello che fai. Ok, quindi oggi ci stanno un bel po' di cose da fare, un bel po' di missioni da ottenere. No, aspetta un secondo. Vabbè, cominciamo dalla libreria. Perché a quanto pare ci sta un nuovo libro. Ti odio, riparati, diamine. Sembra che non sia arrivato un nuovo libro. Sembra che sia il congedo del magio. Voglio leggere sta trama. Prima o poi me li leggerò tutti. Poi, cominciamo a parlare con la gente qui. Cominciamo a esaudire i desideri. Lasciamo l'area commerciale e andiamo direttamente a scuola. Liceo Yasogami. Ci sta una ragazza qui. Non ricordo se era qui o lì. Perfetto. Ciao Ciccia. Hello. Buongiorno Yusan, tempismo perfetto. Stavo per venire a cercarti. Perché non andiamo nell'altro mondo? Voglio indagare un po'. Sembra che Naoto voglia entrare nella TV. Vuoi convocare i tuoi amici e andare con loro? Ma manco per il cavo. Come vuoi, Naoto ha un'espressione delusa. Ma vai al diavolo. Beh, ci siamo. È il momento della verità. Ho fatto un patto con mia madre. Se verrò promossa con almeno 80 in tutte le materie, potrò riprendere a fare arte. Devo solo studiare come se non ci fosse un domani, anche se non sono mai andata più in là della sufficienza. Madonna, buona fortuna. Grazie, farò del mio meglio. Ah, quasi dimenticavo. Ti dispiacerebbe darmi una mano con una certa questione? Che vuoi, te adesso? Un lingotto d'oro? Ascolta la sua richiesta. Beh, il fatto è che non ho abbastanza materiale per l'opera d'arte che sto cercando di creare. Tu sai dove potrei trovare una rotella alta veloce? Senpai? Veloce? Sì, forse sì. Davvero vuol dire che l'andresti a prendere per me? Prometto che ti ripagherò a dovere. Grazie. Sì, una rotella alta veloce. Poi. Benissimo. Adesso andiamo al terzo piano, perché ci sta anche un'altra professoressa. Wow, che sei tu? Sei il preside.
Narukami Kun, dico bene? Mi è facile ricordare il tuo nome, essendo uno degli studenti appena trasferitisi qui. Ti spiacerebbe scambiare due paroline? Sì. Ah, beh, scusa, l'ascolto. I giovani dicono spesso di non sopportare la campagna, ma a mio parere il problema è che non hanno degli hobby. Se li avessero, non si annoierebbero nemmeno qui, lontano dalla città. Sono nato e cresciuto qui, non ho mai patito alcuna monotonia. Questo perché è una collezione. Di che tipo ti chiedi? Carri armati. Va bene. Tutto ciò che riguarda quelle macchine micidiali non ne ho mai abbastanza. Cannoni, cingoli. Dopo essere diventato preside, ho potuto investire tempo e denaro per espandere la mia collezione, ma una palla d'esercitazzo è l'unica cosa che non sono riuscito a procurarmi. Ah, stai dicendo sul serio? Cioè, vuoi la palla d'esercitazione? E come te la porto? Se ne entrassi in possesso sarei disposto a darti una ricompensa che i soldi non possono comprare. Io credimi, stavolta lo faccio, però voglio sapere che cos'è. Sul serio, potresti trovarmene una, non vedo l'ora del tuo ritorno. Tanto io immagino Yu che entra a scuola con la palla trascinata. Oh, buongiorno, professoressa Nakayame. Posso rubarti un minuto? Vorrei chiederti una cosa. Madonna, l'ascolto. Ultimamente niente sembra andare per il verso giusto. Sto cercando di capirne la causa. Feng Shui dovrebbe bastare, giusto? Che stai dicendo? Un Feng Shui migliore mi aiuterà, credo. Sono stata ansiosa, lamentosa e tutto, ma di solito non sono così. Così ho chiesto in giro. Alcuni studenti mi hanno detto che sei bravo a trovare cose per la gente. Mi serve una sfera di cristallo. Pensi di potermene procurare una? Costa 6 euro al mercatino. La prego, la vada a prendere lei. Se la posizioni, ci trova anche il casetto con la neve che se la giri cade la neve. Se la posizioni vicino all'ingresso di casa. Se la posizioni vicino all'ingresso di casa. Io sto cercando di capire cosa che mi vuoi dire, perché stai tentando di comunicare, vero? Se la posiziono. Ah, se la posiziono vicino. Vabbè, ciao. Ho io problemi, non si preoccupi. Se la posiziono vicino all'ingresso di casa, sono certa che tutti i miei problemi svaniranno. E vedrò cosa posso fare. Fantastico, conto su di te, ma vada al diavolo lei a chi non glielo dice pure. Edificio laboratori. Da questa parte. Secondo piano, secondo piano. Dovrebbe esserci. Eccoti qua. Te pareo, che c'hai ora? Tuo padre, che cosa ha combinato tuo padre? Quei campi sono come una zona di guerra, va bene. È autunno, ho capito. Dove troverò qualcosa di simile? Trovare che cosa? Mio papà è un po' più è un po' giù. Ragazzi, vi prego, perdonatemi, io ho problemi a leggere. Mio papà è un po' giù dopo aver chiuso il suo negozio di modellismo. Mi chiedevo se ci fosse qualcosa che potessi fare, magari radunare tutti i ragazzini che andavano lì. Ma hanno detto che non verranno a trovarlo a meno che non gli dia dei distintivi. Volevo regalargli quelli di Shiroku, ma non gli piacciono quelli. Non so dove cercare. Ma che cazzo? Lascia fare a me, sul serio. Va bene, allora i ragazzini vogliono una prova di passione. Loro sono in tre, quindi mi serviranno altrimenti altrettanti distintivi. Scusami, ma non so a chi altro rivolgermi. Prova di passione, eh? Ce l'ho. Lei ha consegnato la prova di passione. Ah, eccole. Grazie infinite. Spero possano fare la felicità di mio padre. Scusa se ti ho coinvolto in questa storia. Ultimamente mi sto affidando un sacco a te. Grazie, vabbè, ormai, tranquilla, non sei manco l'unico. Ecco, questo è per te. È un ringraziamento anche da parte di mia madre. Hai ricevuto una perlina avvolta in un panno. Scrivania da sistemare, parte 3, già risolto. Perfetto. Adesso il Power Rock. Sì, il. Intanto però. Dove sei tu? Giusto, giusto, sì, perché devo andare. Andiamo in città. Zona commerciale centrale. E adesso devo vendere. Salve, oggi fa brutto tempo, nei giorni di pioggia, il mio senso artistico, capito? Vendiamo
La roccia del potere, tutte hot, vendute. Sbaglio quella che lì è roccia del potere, magari potrei, aspetta solo un momento. Perdona l'attesa, mi ha aiutato a concentrare la mia arte a creare questa fantastica opera. La minigonna invincibile. Quindi la compro. Che madonna quanto sei potentissima, minigonna invincibile. Presa. Ah sì, ma ti vendo te. Yukiko. Ma c'è il gilet d'azione a voi. Naoto. Naoto vero, perché devo ancora potenziarla. Sì, sì, sì. Andiamo tutti. Vabbè, comunque. Ah, qui, questa armatura, vero? Perché adesso ne devo comprare un'altra. Acquistare, sì. Vuoi equipaggiare? No. Adesso andiamo a Okina, o Okina, qualunque cosa tu sia. Città di Okina, o Okina. Perché non mettono un accento? Una città con un fuso orario di 9 ore, anche se ci stiamo mezz'ora per arrivarci. E tu, mi sembri troppo elegante per essere di queste parti. Odori di città. Signore, che odoro di città? Ora sono una tranquilla casalinga di campagna. Da un tempo ero una dea del palcoscenico. Ah, bei tempi, il boato del pubblico, gli sguardi ardenti degli uomini. Senti, esaudiresti un mio desiderio? Ma ho qualche perplessità nel farlo. Sei molto gentile, un giorno sarai un uomo eccezionale. Sono andato in quel negozio di abbigliamento, ma non hanno ciò che cerco. Non basta per farmi rivivere la mia giovinezza. Mi serve qualcosa di più provocante che mostri le mie curve. Ciò che voglio è una gonna impareggiabile, come quella che indossavo nei miei giorni di gloria. Se mai dovessi trovarne una, vieni a farmela vedere. Signora, ma realmente, vada a lavare i piatti. L'hai mostrato la minigonna invincibile. Oh, magnifica, sì, era proprio questa. Provocante e audace. Ah, allora brillavo come una stella. Grazie per merito tuo, adesso posso guardare avanti con la minigonna. Ora penso solo a mio marito e ai miei figli. Sono diventato un'umile casalinga di campagna e va bene così. Tieni, prendi questo, a me non serve più. Un ventaglio disco. Yukiko, ovunque tu sia te lo tiro, quindi dovrei prenderlo. No, che cosa? Ovvio che ti prendo, un ventaglio disco. Tutte alterazioni, però vabbè. Andiamo al negozio di vestiario. Set Neo Fetterman. Ma realmente, tra l'altro costa anche un botto. Vabbè, io ti prendo. Ah no, grazie per l'acquisto. Nient'altro? No, nient'altro. Dopodiché andiamo qui, c'è un cartello. Io voglio sto Jack Frost, ho deciso. Cubo di ghiaccio. Ma datemi il Jack Frost, vi prego. Datemi sto Jack Frost. Attenzione, tutto come previsto, il Jack Frost l'ho preso. Finalmente c'ho un Jack Frost. Finalmente, dove sto andando io? Torniamo indietro. Torniamo a Inaba. Dal momento che c'ho il Jack Frost. C'è il Jack. Tu ce l'hai Jack Frost? Io sì. Mayumi, posso solo mettercela tutta. Non posso fare altro per lei. È il minimo che possa fare. Ma come? Ma qua, ma mettiti l'anima in pace, gioia mia. C'è una fila di vecchi distributori automatici di Gachecon. La pioggia ha allentato la manopola? Per qualche strano miracolo riesce a girare la manopola.
Un gachapon costa 200 yen attualmente. Vuoi passare qui un po' di tempo? Giochiamoci. Il tuo premio è bloccato. Chiami la signora dello Shiroku? Beh, certo, ovvio. L'hai rotta, sai, è stata la buon'anima di mio marito a costruirle tutte da solo. Signora, suo marito doveva avere molto coraggio, però. Per qualche motivo funzionano solo quando c'è maltempo, tipo pioggia o neve. Ricordi che pioveva quando le ho costruite? No, scusa, è una storia cupa. Lascia che ti prendo il premio, figliuolo. Ci vorrà un secondo. Ho ottenuto un cubo di ghiaccio, ma Valtia, perdona l'attesa, accetta questo come segno delle mie scuse. Una chiave, due chiavi del forziere, e ora di tornare a casa. Bentornato, oggi sono andato a fare compere, il frigo è pieno di cose da mangiare, hanno portato una cosa per te. L'ho messa sul tavolo, il pacchetto pesce enorme, acquistato durante la televendita. Ok, buono. Oggi voglio lavorare come custode all'ospedale, ma immagino che oggi dovrò usare di nuovo il Save Abuse. Yep, area commerciale. Perché c'è Eri? No, dove sei? Sì, tanto vediamo se ce l'ho la temperanza. Sì, ce l'ho. Dove sei? Tu, finita sociale. Eri. Dov'è? La madre. La giovane madre. Rango 5. Eri deve salire al più presto. Quindi adesso andiamo al santuario, estraiamo il bigliettino nel tentativo di alzare il nostro social link, i punti che servono per alzarla, nella speranza di beccare un grande miglioramento. Se non lo trovo, dovrò ricaricare come un bastardo. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, ti prego, dimmi che ce l'ho adesso. Aspetta, volta. Che cosa hai fatto? È un piccolo santa, vabbè, c'ho 200, stiamo un omikuju. Omikuji, quello che è. Gente al di fuori della scuola. Qualcun altro. Eri. Dimmi che lo trovo, ti prego. Una grande fortuna! Ti senti un po' più in intimità con Eri. La polizia recita il vostro legame e non è ancora pronto per rafforzarti. Però va bene così, ho preso la grande fortuna, quindi va benone. Tempo è passato mentre leggevi l'omikuji al ramo dell'albero. Si è fatto tardi e ho deciso di tornare a casa. Credo che abbia detto questo. Senti degli studenti parlare. Vediamo che cosa dicono questi studenti. Ovviamente parleranno degli esami, vero? Gli esami intermedi cominciano domani, ma mi sento così pigro. Non riesco a credere che tu sia così carica per studiare per gli esami, senpai. Sei sicura che ti servirà a sapere tutte quelle cose in futuro? No. Però vabbè, studiamo. A te probabilmente no. Tra l'altro potresti non usare la parola pigro con me, soprattutto a quest'ora del mattino. Chi se ne importa, dopo gli esami c'è il festival culturale. È di nuovo un festival, ma signore, ma quest'anno ci sono più studenti del primo anno, quindi il festival potrebbe essere più divertente dello scorso. Te corri, sei tornato! Ehi, c'è stato un insegnante che ha provato a inserire le misure di una studentessa in un quesito d'esame. Come? Non dirò chi, ma non pensate che sia proprio sbagliato? Insomma, chi se ne importa delle misure di una liceale? Sarebbe stato più interessante se ci fosse trattato delle mie, no? Oh, signore. Però, diamine, gli uomini di mezza età sono proprio dei pervertiti. Mi sento sempre i loro occhi addosso in sala insegnanti. Comunque, a proposito di uomini di mezza età, c'è un pesciolino carino chiamato Oshi-san. Non è un nome fantastico?
peccato non esistono pesci chiamati Obesan, forse perché non importa quanti anni abbiano, noi donne restiamo donne. Quanti anni abbiamo noi donne? Cosa? Non capisco. Ehi, Yukun, mi stai ascoltando? Io sì, la sto ascoltando, però non capisco che vuole dire. Di che pesce stavo parlando? Dell'Ocisan. Hai detto, mi è lieto sapere che mi ascoltavi. Il suo vero nome è Triglia. Ma va a cacà. Ma è comunemente chiamato Ocisan. Questo perché possiede dei baffi che gli danno l'aspetto di un uomo di mezza età. Siccome voglio che ve lo ricordiate, lo inserirò negli esami che inizieranno domani. E la tua risposta esatta. Ok. Sono veramente bravo. Ok, quanti minuti siamo con questo? Ancora. Adesso. Ah, vero, c'è il gatto. C'è il gatto. Andiamo in città. Andiamo a sfamare quel porco di gatto. Banchina del fiume Sanagawa. Gattino? Miau! Miau? No, non sei te. Ma miau miau, sembra che il gatto abbia ancora fame. Maledizione. Ti sfa, tieni il pesce rosso. Un gatto sempre felice. Anco, un altro, te ne do un altro, ti prego. Ti prego, ma quanto, ma sei un porco senza fondo. Sembra essersi affezionato molto a te, soprattutto al tuo cibo. Ovviamente soprattutto al mio cibo. Tieni l'altro pesce rosso. Oh signor, ma quanto... Gatto? Ma seriamente? Gattino? Ma gatti... Ma Micio? Quanto diavolo mangi? Tanto ti sto dando tutti i pesci rossi che ho. E tieni la trotalina a sto punto. Ma cosa? Tieni l'altra trotalina, ba. Ho ricevuto il soma. Grazie a cielo, cioè tu stai morendo lì, gonfio come tre palloni. Ragazzi, come sei combinato, gatto? Oh signor, di nuovo te. Quel poliziotto ha detto che dovevi tornare subito a casa. Però non mi va, non voglio aiutare i miei a fare gli scatoloni. Che gli scatoloni? Vabbè, di cosa hai bisogno? La mia famiglia sta per traslocare, finalmente vi togliete dalle palle. Quindi ho preso una decisione, non voglio più essere identica a mia sorella. Penso che la prima cosa da fare sia cambiare il mio aspetto, voglio indossare un cerchietto. Tieni il cerchietto, ti prego, tieni il cerchietto, ti prego, ti prego. Se te lo do io, ti prego. Ok, dopodiché... Torniamo in città. Madonna, ma... Zona commerciale centrale. Signore, è arrivato l'esauditore. Esaudiamo ombrelli, cucine a gas. Sì, al nord. Oh merda, quello del carbone. Cosa? Sì, perché mi hai distratto? Non era chiaro che stavo cercando di concentrarmi. Mi stavo concedendo un po' di relax pensando ai vecchi tempi. Tutti i miei amici di una volta se ne sono andati, uno alla volta. Non ricordo nemmeno tutti. Ci saranno... Ma porti sfiga? Credimi, faresti bene a tenerti stretti gli amici a cui tieni. Pare che abbia ancora voglia di parlare. Cosa intendi fare? Oh, ascolta educatamente. Le persone sono spaventose, non trovi una volta trovato qualcosa che gli piace e non fanno che volerne ancora e ancora. Tipo te! Sono davvero colpito dalla tua generosità, ragazzo. Credo di capirti, però.
Voglio creare la migliore delle saune. Credo proprio di potercela fare con un po' di carbone di qualità. Esattamente. Cioè, te mi chiedi ancora qualcos'altro dopo avermi fatto la morale sulle persone che chiedono cose su cose. Ragazzo, posso chiederti di portarmene un po'? Certo, nonno. Cosa, davvero? Non sei occupato con la scuola e tutto il resto? Ah no, non importa. Figurati. Grazie ragazzo, non vedo l'ora. Madonna. Sto cominciando a odiare Inab. Zona Sud. Sì, perché... Madò quante missioni! Tra l'altro solo 5, no? Aspetta. Qualcuno in basso? Questa è ancora da fare. No, ne ho soltanto 5. Ho 5 ancora missioni da fare. Sfera di cristallo, la palla d'esercitazione, la rotella, il carbone e il cerchietto. Ce l'ho. Marie, tu. Oh, sei qui. Marie sembra depressa. Quando mai? Senti che il tuo legame con Marie si rafforzerà presto. Vuoi passare il pomeriggio con Marie? Va bene. Ok. Marie annuisce leggermente. Ehi, scusa per l'ultima volta. Voglio parlare da sola con te. Decidi di ascoltare Marie in un posto tranquillo. Tipo sulla cima di un vulcano. Così poi la spingo. Sulla collina che sovrasta la città. Hai portato con te Marie. È stranamente silenziosa. I'm actually scared that I can't remember anything. Mi fa davvero paura non ricordare nulla. Tutto ciò che ho a che fare, tutto ciò che ha a che fare con me è come se non mi appartenesse veramente. He's just on loan from that room. Come se fosse preso in prestito da quella stanza. If I return what I borrowed, I won't have anything left. Se restituirò se restituirò ciò che ho preso in prestito, non mi rimarrà nulla. Il nome Marie, questo corpo, questa voce, svanirà tutto quanto. Sento che è questo ciò che mi accadrà. Così ho pensato, se solo potessi ricordare qualcosa. Ma non mi è venuto in mente niente. È davvero spaventoso. Che c'è? Che c'è, Mari? Forse non ho alcun ricordo reale da ritrovare. Canzone nuova, DJ? It's beautiful. È bellissimo. Hey, is this that one place? Questo è quel posto? We came here after eating the steak skewers. Siamo stati qui dopo aver mangiato gli spieducci. It really is nostalgic here. Questo posto mi dà come un senso di nostalgia. Non so perché, ma è come se conoscessi questo paesaggio da tanto, tanto tempo. I had fun then. Take me there again sometime, okay? Mi sono divertita quella volta. Portamici di nuovo qualche volta, ok? Ah, vedi che ti ricordi? Pensavo l'avessi dimenticato. Ecco, questo è un ricordo. Vedi che ti ricordi? Certo che me lo ricordo, stupido faccia da scemo in I remember. It's a memory. Ricordo, già, è un ricordo. Un ricordo di noi due. Oh mio Dio. I remember. Già, io ricordo. I feel stupid now. It feels incredible. Mi sento così stupida, è una sensazione incredibile. Madonna che sei mongoloide. Marie chiude gli occhi come se stesse facendo un tuffo nella memoria. Hey, can we make more? More memories? Ehi, possiamo farlo di nuovo, creare altri ricordi. Ti aiuterò io.
dummy. Of course you will. Tontolone, certo che mi aiuterai. I can't make any without you. Non posso crearne nessuno senza di te. Perché io? I don't have to hurry, huh? Even if I don't have memories, I can make more. Allora non dovrò essere così impaziente, giusto? Pur non avendo ricordi, posso sempre crearne degli altri. Thank you. I'm sorry, it's just that I'm happy. Ti ringrazio, scusa, è solo che sono felice. Sembra che Marie si sia rallegrata. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Il rango 9. Affinità sociale Maria ha raggiunto il livello 9. Il tuo potere creare persone dell'arcano Eone è migliorato. Still, you really are a weird person. Cioè, nonostante sei davvero un tipo strano. You're so busy and yet you still take time to take care of me. Sei molto occupato, eppure ti prendi del tempo per badare a me. No, vabbè, è il gioco, quindi tranquillo, devo farlo. Why do you do that? Perché lo fai? Per arrivare al finale Golden. Marie ti guarda come fosse in attesa. Tuttavia, hai già una relazione con un'altra ragazza. Perché ho capito, fammi riflettere un secondo. Perché ti amo, perché sei mia amica. Allora, per arrivare al 10 è necessario, cioè non è necessario, perché posso chiaramente dire sei mia amica, però ci vorrà molto più tempo. Perché ti amo. That's a lie. È una bugia. Ma che cazzo? Prendila e buttala giù dal ponte, vai. I won't believe just words. Non ti crederò soltanto sulla parola. Vuoi un tatuaggio? Abbracciala, abbracciala, abbracciala. Don't scare me like that jerk. Non spaventarmi così, scemo. Tanto le sto abbracciando il fianco. I hate that part of you. Odio quella parte di te. I really hate it. La odio davvero. I thought I hated it. Anzi, pensavo di odiarla. Senti il cuore di Marie battere forte. Sei giunto a un punto di non ritorno. La tua relazione con Marie è diventata intima. Scusate, ho bisogno di una calcolatrice per cercare di capire con quante persone la mia relazione è diventata intima. Ecco un altro ricordo da conservare. Stay like this for a little while longer. Ehi, rimani così un altro po'. I won't forget. Così che io non posso dimenticare. Okay. Va bene. Ok. Se te non ricambiare però l'abbraccio, fa schifosa. Dopo aver passato un po' di tempo insieme a Marie, la riaccompagni alla stanza di velluto. You're back. You're back. Oh, eccoti. Oggi puoi lavorare come tutor. Oggi puoi lavorare come custode. Oggi posso lavorare come giardiniere, però. Raccogli gli ortaggi. Raccogliamo tutti gli ortaggi. Che germogli voglio piantare? Oh, altri ortaggi, pallettina di verza. Non c'ho più grano. Allora, facciamo la melanzana. Piantare germogli, eh? Tra l'altro quello sta sempre con la sigaretta là, fermo, senza fare nulla. Noi lavoriamo. Gli manca soltanto la frusta. Bene. Per oggi è tutto. Appuntamento al prossimo video. Anche perché sto sempre aspettando che il serial killer faccia la sua mossa. Appuntamento al prossimo video. Ciao.